La storia è stata raccontata da Cinzia Cordesco sulle pagine del quotidiano Il Centro. Si tratta di una vicenda complessa il cui protagonista è un bimbo di 6 anni malato di leucemia e ricoverato all'ospedale di San Pietroburgo in Russia. Si chiama Said e la sua storia ci viene raccontata dal padre Francesco Montanaro, 48 anni, residente a Francavilla al Mare. Francesco faceva il cameriere fino a poco tempo fa, ma ora è disoccupato e lancia un appello per un lavoro. Qualsiasi esso sia, il bimbo ha bisogno di cure costose. La madre Raisa, originaria del Kirghizistan, si occupa di lui e della mamma malata e affronta lunghi viaggi per curare il piccolo in strutture idonee come quella di San Pietroburgo. Il trasferimento a Pescara del piccolo Said consentirebbe alla famiglia di ricompattarsi dopo 6 anni di lontananza e soprattutto darebbe la possibilità a Montanaro di conoscere suo figlio, che in questi anni ha potuto vedere solo in fotografia e sentire al telefono. Infatti il bimbo è stato concepito durante una vacanza a Francavilla 6 anni fa, ma la madre è dovuta ripartire perché scadevano i permessi di soggiorno. L'uomo vorrebbe permettere alla compagna e al bimbo di venire in Italia perché ci dice: voglio sposarmi e riconoscere il bambino. Sì, ma c'è un piccolo particolare: i soldi. Francesco non può più inviare denaro alla compagna. Di questo è stato informato anche il sindaco di Francavilla, Antonio Luciano, che sta facendo il possibile. Ho questo problema molto serio, molto grave con mio figlio, che ha 5 anni e mezzo adesso, è malato di leucemia e da più di 3 anni. E il problema è che adesso sta molto molto male e l'unica speranza è di poterlo portare qui in Italia, dove avrà sicuramente delle cure migliori. Attualmente sì, sono cittadini del Kirghizistan, quindi per adesso non hanno, diciamo, le carte in regola per venire in Italia. Nel senso, se la mia compagna riuscisse ad avere ovviamente un permesso di soggiorno, lei verrebbe in Italia. Il problema è che al momento non si può muovere perché mio figlio non può viaggiare come una persona normale. Francesco ci dice che il piccolo è ricoverato in un ospedale di San Pietroburgo, che però potrebbe essere dimesso per questioni economiche. Lui ha preso già accordi con l'ospedale di Pescara, dove vorrebbe che il piccolo fosse curato. Allora, io ho sempre fatto il cameriere come lavoro. Sono più di 30 anni che faccio questo lavoro. Al momento accetterei qualsiasi opportunità di lavoro, ovviamente per guadagnare quel minimo che da poter mandare a mio figlio, perché tutto quello che ho guadagnato in questi ultimi anni l'ho sempre speso per le cure di mio figlio e tutto quello che serviva.